Pescara Gubbio sarà la prima di 8 sfide di un ottobre di fuoco, di fronte due dei tecnici più longevi, Zeman 76 anni, Braglia 68, stesso amore, stessa passione per il calcio, ma stili decisamente diversi. Lui ha fatto sempre le sue squadre sulla concentrazione, sull'aggressività e su buona difesa. Io ho fatto la mia carriera sull'attacco e vediamo che succede. Per me è un avversario difficile da prendere, nel senso, a parte che hanno giocato ogni partita con modulo diverso e già quello ci crea confusione. Biancazzurri privi di Pellacani e Franchini, quest'ultimo salterà anche il primo turno di Coppa Italia giovedì prossimo con la Fermana, sempre all'Adriatico, forse convocabile l'ex Padova per la trasferta di Ferrara sul campo della SPAL in programma domenica 8 ottobre. In difesa scontato il rientro dal primo minuto di Pierno e Brosco, probabilmente Moruzzi preferito a Milani. A centrocampo ballottaggio squizzato Loi, giocherà Tugnov che successivamente salterà le sfide con Pineto e Vis Pesaro per rispondere alla convocazione della sua nazionale. Assai probabile la conferma di Antonino De Marco, grande protagonista del successo col Sestri Levante. Nel Gubbio ancora ai margini il centrocampista giugliese Francesco Bontà, torna a disposizione l'attaccante italo-nigeriano Udo. Dubbio modulo, probabilmente sarà difesa 3 davanti Spina e Di Massimo, alle spalle di Montevago il tecnico Piero Braglia. Quando giochi contro Zema o fai una grande partita oppure pigli 3 o 4 gol e te ne torni a casa. Lì non ci sono via di mezzo. Giocano per calcio, fa sempre le solite cose da una vita. Tutti ci si prova anche a vedere di capirci per cercare di limitare i danni, però poi conta anche molto la qualità dei ragazzi che ci sono a disposizione. Io mi ricordo, lui col Pescara c'aveva Insigne, Verratti, Immobile, a vederli giocare era un piacere, insomma. Ora, vedere giocare i ragazzi del Pescara anche adesso, con caratteristiche diverse, però io l'ho visti a Perugia, hanno fatto una grande partita. Ciò vuol dire che se vogliamo fare risultato dobbiamo alzare di molto il nostro livello.